Siamo al PAV, Parco Arte Vivente di Torino, museo o meglio centro sperimentale per l'arte contemporanea, che dal 10 giugno sino al 25 settembre ospita Living Works, la prima persona in Italia dedicata a Edoardo Cac. Edoardo Cac, personaggio poliedrico assolutamente discutibile e soprattutto discusso all'interno del panorama dell'arte contemporanea e non solo, perché è colui che ha coniato il termine di bioart per primo e poi transgenic art soltanto negli anni 90. Quando parliamo di bioart, parliamo di un'arte che non soltanto presenta organismi viventi all'interno delle opere, quindi come medium artistici, ma parliamo di un'arte che può portare l'organismo vivente anche indotto dalle biotecnologie. Parlando invece di transgenic art, arriviamo in una nuova frontiera di quella che è il vivente, cioè di un'arte dove l'organismo, l'elemento transgenico è oggetto, o meglio soggetto, dell'opera d'arte. Edoardo Cac è, dicevo, una delle personalità più discusse, non soltanto nel panorama dell'arte contemporanea, ma soprattutto a livello mediatico, perché le sue opere hanno creato delle controversie anche a livello legale, se poi vogliamo, all'interno del panorama dell'utilizzo dell'arte transgenica, creando effettivamente degli oggetti o dei soggetti geneticamente modificati. Nella transgenic art la creazione di un oggetto o di un soggetto avviene attraverso l'applicazione di quelli che sono i principi dell'ingegneria genetica e delle biotecnologie. Una delle opere più famose e soprattutto più discusse e dibattute di Edoardo Cac è GFP Bunny, vale a dire un coniglio, il cosiddetto coniglio verde di nome Alba, perché essendo un soggetto anche lui ha un nome, che è stato creato nel 2000 a Parigi in un laboratorio scientifico. Cosa è successo di Alba? Alba è un coniglio al quale è stato inserito all'interno del suo fenotipo, quindi non nel genotipo, vale a dire ciò che appare quindi al visitatore, una proteina fluorescente, una proteina che in natura già esiste comunque nelle meduse dell'Oceano Pacifico. L'introduzione di questa proteina, Nansen Protein, Green Protein, che ha effettivamente favorito il fatto che lo stesso coniglio potesse apparire di questo colore, cioè di verde fluo, solo esclusivamente sotto dei raggi UVB, ha creato immediatamente quello che è stato uno sconcerno, vale a dire noi ci troviamo di fronte ad un oggetto, o ripeto un soggetto, che è un coniglio perché è riconoscibile come tale, ma è diverso. Quindi qual è l'approccio del visitatore, di colui che effettivamente vede e incontra Alba? È un approccio sicuramente che crea shock inizialmente, perché, ripeto, ci troviamo di fronte ad un coniglio, ma un coniglio diverso rispetto all'immaginario collettivo. Un coniglio che si inserisce però non soltanto in un museo, in un'esposizione, quindi come opera d'arte, ma si inserisce soprattutto come soggetto col quale ci si relaziona, con il quale bisogna intraprendere effettivamente quello che è un dialogo interspecie. E non ultimo, la creazione di soggetti di questo tipo inevitabilmente include e implica quello che è un discorso di accettazione, rifiuto o integrazione all'interno della società. Ecco perché per estensione la creazione di soggetti transgenici porta a quella che è la definizione della multiculturalità, cioè come ci si pone di fronte all'alterità, al diverso, all'altro. Alba è esattamente diciamo, l'emblema di questo interrogativo, di questo quesito. Edoardo Cac, infatti, più che presentare dei lavori che in qualche modo potremmo definire definiti o conclusi, presenta degli interrogativi, delle questioni, cioè qual è il nostro rapporto oggigiorno con l'arte transgenica e soprattutto con gli organismi geneticamente modificati. È un rapporto assolutamente ambiguo e fondato su pregiudizi, stereotipi che vanno in qualche modo indagati, approfonditi ed esaminati. Al PAV, l'oggetto principale che poi diventa il leitmotiv della mostra Living Works, oggetti viventi o opere viventi, e Edunia. Si tratta di un fiore transgenico che è esattamente l'incrocio, la fusione, quindi l'ibridazione tra il soggetto, quindi in questo caso l'artista, l'essere umano, è una pianta, una comune petunia. Edunia è infatti la sintesi, diciamo così, nel titolo, la E sta per Edoardo e Edunia, e quindi il finale, il suffisso, sta per petunia. Di nuovo, l'incontro con un essere, un organismo vegetale geneticamente modificato ci pone di fronte alla questione se siamo di fronte a un fiore comune, un fiore diverso, differente, e perché questo fiore è differente. In linea di massima la fusione, comunque questa ibridazione, è avvenuta in ben 6 anni di ricerca e di studio in laboratorio, e il risultato è appunto un fiore che apparentemente è un fiore qualsiasi. Quindi diciamo l'espressione genetica dell'artista, dell'essere umano all'interno della pianta è visibile all'interno delle venature rosse del fiore, venature che
esprimono ed esemplificano e riassumono effettivamente quello che è stato tutto il processo di fusione e di ibridazione tra l'essere umano e il vegetale. Inoltre in mostra abbiamo un corollario di altri lavori che in qualche modo riassumono quello che è la ricerca di Edoardo Cacche di questi ultimi 20 anni, primo fra tutti Essay Concerning Human Understanding, un'opera che consta di due parti, di cui una è collocata al PAV e l'altra al Castello di Rivoli, Museo di Arte Contemporanea. Parliamo di un'opera del 94, un'opera che è stata tra le prime a sviluppare quello che è il concetto di telepresence, cioè vale a dire di presenza, di telepresenza, di comunicazione tra due esseri viventi ma di differenti specie, e parliamo di un canarino e di un filodendron, una comunissima pianta che potremmo trovare nei nostri appartamenti. Il canarino è collocato qui al PAV, un essere vivente, quindi un animale che all'interno della sua gabbia canta, è un canarino di sesso maschile, quindi canta per cercare la sua compagna, e le emissioni sonore, quindi melodiche, il canto del canarino viene trasmesso attraverso la rete al filodendron che è collocato al Castello di Rivoli. Quindi il filodendron al Castello di Rivoli recepisce quelli che sono gli input che arrivano attraverso la rete e vengono restituiti al canarino attraverso dei sensori che captano le onde elettromagnetiche della pianta, perché tutte le piante producono delle onde elettromagnetiche, semplicemente non sono udibili all'orecchio umano. Quindi questi sensori potenziano e in qualche modo amplificano quello che è il naturale, diciamo la naturale sonorità della pianta, e ritrasmesse quindi del canarino. Si crea quindi un loop tra i due elementi viventi, sia il PAV sia il Castello di Rivoli, tant'è che in prossimità sia del canarino sia della pianta, se si dovesse parlare, quindi produrre delle voci, queste voci verrebbero trasmesse simultaneamente in entrambi i luoghi. Per concludere, all'interno della mostra del PAV vi è anche Cypher. Cypher è un oggetto, quello che Edoardo Cacche chiama un ibrido tra una scultura, un'installazione e un libro, perché è esattamente una sorta di kit che si presenta come un libro aperto, un kit che all'interno contiene tutto quello che è il materiale necessario per produrre un poema transgenico. All'interno di questo kit abbiamo delle capsule di Petri, abbiamo dei test tubes, delle provette, dei contenitori che contengono effettivamente della agar-agar, che è un potenziamento naturale di quello che è diciamo il DNA batterico, che serve per trasferire all'interno di un batterio, l'Escherichia coli, uno dei batteri più discussi in questo momento, a seconda di quelle che sono state le esperienze che ci arrivano dalla Germania e dall'Inghilterra. All'interno di questo Escherichia coli, quindi un singolo e semplice batterio, vengono inseriti dei codici genetici sempre dell'artista, quindi prelevati dal cromosomi dell'artista e integrati quindi per generare una nuova sequenza genetica. Questo nuovo DNA fa sì che all'interno, codificandosi, abbia una serie di lettere, come comunemente vengono e convenzionalmente vengono attribuite dalla scienza ad ogni singola proteina che compone effettivamente i nucleotidi del DNA, e vengono ricreati nella mescolanza, quindi in questo pronto uso, in questo ready to use che noi abbiamo qui all'interno del PAV. La mostra quindi è un pretesto indubbiamente per ragionare su tutti quelli che sono i temi che stanno dietro alla ricerca genetica, quindi in termini di eticità, di liceità o di bioeticità di determinate pratiche utilizzate anche all'interno della sfera artistica. Edoardo Cacche quindi è vero che dibattuto, è vero che controverso a livello anche mediatico, quindi non soltanto all'interno delle filoni del proprio dell'arte contemporanea, ma è soprattutto a livello sociale una questione aperta, cioè qual è il diritto di arrogarsi effettivamente determinate pratiche proprie della genetica anche all'interno dell'arte per diventare dei medium, oppure semplicemente e questa è la deriva alla quale stiamo andando, cioè che dovremo in un secondo tempo fronteggiare. Ecco, questi sono gli interrogativi del PAV.